Il Lanciano fa 15 in casa, quindicesima affermazione consecutiva tra le mura amiche del Guido Biondi contro il Fossacesia. Finisce 4-0 per la squadra di Alessandro Del Grosso con Quintiliani, strepitoso per lui, doppietta a segno anche Verna e il baby Antonio Del Bello. Lanciano che con il poker al Fossacesia eguaglia il numero di marcature del Chieti in promozione nel 2016-2017 e si appresta a conquistare un altro record nelle restanti gare di campionato. Lanciano con Boccanera che torna in campo dopo il turno di squalifica. Per il resto non ci sono sostanziali novità. La vera e propria novità in casa rossonera è la casacca che indossano i padroni di casa e quella celebrativa del centenario. La Selva e Sardella larghi sulle corsie. De Santis torna a presidiare l'out basso di sinistra, avvantaggiato a dettare i tempi con Mario Quintiliani nel ruolo di mezzala che regala e si regala un tempo il primo senza sbavature. Fossacesia con l'assenza pesante dell'avanti Perri. Andrea Periotto, il tecnico dei biancorossi ed ex tecnico degli allievi della Virtus Lanciano, disegna una squadra ordinata. Infatti gli ospiti partono in modo spigliato e collezionano anche due tiri dalla bandierina con Berardi molto propositivo. Dagli sviluppi del secondo corner l'attaccante Antonio Bucci reclama anche un calcio di rigore. Siamo al settimo minuto. Rossoneri che però quando ripartono lo fanno con intensità e con una manovra corale senza inceppi. Il caso classico delle ripartenze fulminee dei frentani è quello dell'ottavo minuto. De Santis vince un contrasto a metà campo con Cardone e innesca la Selva che chiama alla conclusione Sardella che però non c'entra di poco lo specchio della porta. Undicesimo minuto, il Lanciano troverebbe anche il vantaggio, vantaggio firmato da Piero Scudieri con un gran colpo a volo, ma Pellegrino di Teramo ravvisa qualcosa di irregolare e non concede la marcatura. Tredicesimo, Quintiliani ben servito dalla destra impatta bene ma non c'entra lo specchio della porta. Il Fossacesia si difende bene in modo ordinato ma Sardella al ventiduesimo prova a sorprendere la retroguardia ospite con poca precisione. Il vantaggio frentano è comunque nell'aria e non tarda ad arrivare. Minuto 25, il colpo di testa vincente è firmato da Mario Quintiliani che riceve un invito al bacio sull'out di sinistra. Lanciano che da questo momento in poi insista e prova diverse soluzioni anche da fuori area. Il raddoppio dei padroni di casa è questione di minuti. De Santis, minuto 36, supera la difesa e lancia Quintiliani che viene stoppato dall'intervento in presa bassa dell'estremo difensore Ursini. Ursini che rimarrà anche a terra. Rigore dagli 11 metri, c'è sempre Mario Quintiliani che spiazza il portiere del Fossacesia e realizza la doppietta personale. Quintiliani a fine primo tempo resterà negli spogliatoi dando spazio a Trisi, ma proprio il centrocampista di Miglianico si conferma per l'ennesima volta una delle colonne imprescindibili dello scacchiere tattico di Del Grosso. Nella ripresa il Lanciano cala di intensità, mercoledì però c'è l'impegno di Coppa contro il Casal Bordino, impegno che il Lanciano non vuole assolutamente steccare. La ripresa pronti via e la Selva si fa 60 metri di campo, palla al piede, è troppo generoso all'atto del dunque e Ursini intercetta in presa bassa. Terzo minuto, punizione di la Selva, Ursini si salva ma la palla carambola sulla linea, la butta in rete Sardella in modo regolare per il direttore di gara che annulla. Al quarto è ancora la Selva a creare scompiglio ma la palla prende uno strano rimbalzo e si spegne sopra la traversa. Il tris al ventunesimo è una conclusione rabbiosa ma precisissima di Cristiano Verna, bravo a resistere alle chiusure del Fossacesia e impeccabile nel confezionare e realizzare un gran gol. I biancorossi si rivedono con qualche conclusione da tiri franchi ma Sinopoli non corre particolari rischi. Il poker è di baby Antonio Del Bello, minuto 48, che è bravo a seguire una ripartenza del Lanciano e a battere Ursini di piatto. Il Lanciano controlla la mente e le gambe, sono già mercoledì. Anche in quella circostanza contro il Casal Bordino i rossoneri vorranno certamente fare bella figura.